questa è la solita Carmen. Vorrei che fosse chiaro questo concetto. Non abbiamo messo in scena una Carmen diversa. L'unica cosa che cambia è il finale. È un finale rovesciato. In questo nuovo allestimento è Carmen che non muore e spara a Don José. Il perché di questo finale è un messaggio, è un modo per poter dire a tutti, uomini e donne, basta la violenza. In questo caso c'è un messaggio preciso contro la violenza sulle donne. È una piaga che ci riguarda tutti da sempre e in questo momento è sotto gli occhi di tutti. Anche oggi a Novara, per esempio, c'è stato un altro femminicidio. In questo giorno, proprio nella mia seconda rappresentazione. Quindi è chiaro che è un messaggio attuale, il messaggio stop alla violenza. Questo è stato il cambiamento. È una Carmen un po' snaturata, non ho gradito molto l'inizio, non mi sono piaciuti lo schieramento antisommossa per quattro zingari e comunque per il resto musicalmente molto valida e lei è bravissima. Non la trovo una grandissima idea, però credo che poi possa servire a far parlare anche dell'argomento in sé, del femminicidio, di tutte le storie che ormai siamo abituati ad affrontare. Rischia di aprire la porta delle interpretazioni delle opere più classiche, che possono un po' travisare quello che è lo spirito reale dell'opera, però si può accettare anche come provocazione. Tante polemiche su questa Carmen, forse da una parte perché il mondo dell'opera è un mondo tradizionalista. E il melomane vuole andare all'opera e vedere sempre la messa in scena così com'è, così come l'ha sentita per tanti anni a casa, l'ha vista con le proprie videocassette, con i propri DVD o l'ha vista magari tanti anni fa. Quindi una polemica è legata alla tradizione che il melomane ha dentro di sé e culturalmente. Un'altra è perché in generale l'essere umano non è disposto ad essere aperto, ad andare con una mentalità libera e fruire di quello che si ha in quel momento e goderselo. Va sempre con un preconcetto, va sempre con qualcosa che si è portato da casa.